Possiamo iniziare ufficialmente questa decima edizione. Allora, Piero, introduciamo questo percorso, arrivato a un numero tondo, tra l'altro. Com'è questo percorso, con un concorso che tra l'altro si è piano piano allargato, andando ad occupare un po' tutto l'Adriatico adesso? Un po' ad ostacoli, ma ce la facciamo. Raccontaci questi 10 anni. Dunque, intanto inizierei proprio a ringraziare, vedo che... Vediamo se si può alzare un attimo il microfono di Piero cortesemente, così tanto ti passo il mio, guarda, facciamo il cambio, ti do il mio. Grazie. Sì, vi ringrazio intanto della presenza, sono 10 anni di concorso, ma 20 di, diciamo così, di associazione, fra le altre, per il mio impegno invece di mezzo secolo su questa famosa Tegnue, no? Praticamente direi che iniziamo con Marchio, che è la cosa più importante, è la quarta volta che lo sistemo, perché siamo partiti come zona protetta, no? Però qualcuno ha detto ma non è una zona protetta, è una zona di tutela biologica, perché praticamente si può fare di tutto fuorché pescare. E allora ho cambiato la parte sotto, zona di tutela biologica. Poi a un certo punto è successo che la regione ha detto no, è un sito di interesse comunitario. Allora, sito di interesse comunitario è un SIC, no? Ultimamente è cambiato nuovamente ed è zona speciale di conservazione. Ed è importante questo salto, no? Almeno diciamo così a livello teorico, perché la zona speciale di conservazione prevede una gestione, no? Cioè viene proprio trattata come fosse una zona, un'area marina protetta, insomma, ecco, cioè c'è proprio un programma, una norma di gestione, no? E questo complicherà, diciamo, a livello burocratico, no? Ma speriamo che non ci siano problemi, no? La grossa mancanza di stasera è di Giovanni Polloni, che purtroppo ha preso il Covid, no? Gli dispiace tantissimo di non essere presente, prima doveva venire anche con un soprano, no? Dovevano fare due pezzi assieme, ma purtroppo è ancora, sta bene, ma è in quarantena e non può essere presente, no? E dunque quest'anno ringrazio per il secondo anno l'amministrazione che ci ha concesso gratuitamente la sala, no? E poi sempre presente Zaninardo, conoscete bene Francesca, che farà da, diciamo così, da valletta, no? Ecco, poi un altro grosso ringraziamento è la Giulia, che io ho seguito, che veramente è un lavoro improbo. Difatti io quasi quasi avrei idea di cancellare il concorso, perché sono talmente tanto belle certe foto, e doverle escludere, perché per forza di cose bisogna scegliere poche, insomma, ecco, per cui però ho fatto un grosso lavoro, Enzo Giuffre, Renato Grassa e il dottor Maurizio Schiavo. Le foto che avete stampate chiaramente sono stampate anche ridotte sotto certi aspetti per avere il formato fotografico, no? Mentre invece quelle che vedete sono esattamente come sono arrivate, senza nessun problema, e sono state oltre 300, che è un bel numero. Ecco, e come dicevo prima, è cresciuta anche la, almeno in teoria, insomma, perché poi in pratica, tutto sommato, io ho ancora qualche delusione, no? Perché in definitiva non è che a livello ambientale si sta fatto molto, no? Noi abbiamo curato anche che c'era un interesse turistico, per cui abbiamo sempre, e ripeto anche l'ultimo anno, anche quest'anno, a spese nostre, data la possibilità alla parte subacquea di essere presente, di essere frequentata, abbiamo rimesso boe e abbiamo, diciamo così, curato in parte anche i percorsi, insomma, cioè tutto quello che si poteva fare per rendere turisticamente fruibile la zona, l'associazione l'ha fatta. Vorrei magari, Andrea, se mi mandi, Andrea, le prime immagini.
Esatto, ecco, vedete, queste sono, oltretutto le abbiamo anche in qualche modo segnate, perché oddio, c'è la cartografia sul sito nostro, perché non ci sono problemi, no? Ma in qualche modo sono più diciamo così, col nome, no? In qualche modo riconoscibili, no? Ecco, poi un'altra cosa che dovete pensare, che abbiamo qualcosa come 20 km quadrati di mare, cioè una zona amplissima, no? Per cui la seconda, scusate, ecco che io ho già fatto a suo tempo una ricerca con i risultati dell'EcoSonar, no? E ho trovato più di 300 punti di interesse, cioè la cosa che forse non si conosce molto è che ogni zona ha i suoi organismi, no? Sono sicuramente, c'è una zona con i Parazoanthus, una zona che ha Adeliopidum conicum, cioè ogni piccola zona, come anche ci sono le Pistotagnus, cioè sono dei otto coralli e sono solo su una piccolissima zona, ma io sono sicuro che ci sono tante altre, le Maaselle, per dire, anche un altro otto corallo che è presente solo su una piccolissima zona. Cioè il fatto di poter in qualche modo meccanicamente fare sì che questi oltre 300 punti di perché probabilmente qualcuno non sarà di interesse, ma poterlo fare meccanicamente invece che minimo 300 immersioni è tutta un'altra cosa. Oltretutto questo non patisce il freddo, per cui precisamente nel periodo invernale va benissimo. La divulgazione, cioè ma la divulgazione che facciamo noi è a 360 gradi. Ecco, per dirvi, quest'anno un gruppo estivo, erano oltre 150 ragazzi, siamo andati a fare una dimostrazione, una lezione, per dirvi. Cioè, per cui noi la parte divulgativa la stiamo curando al massimo. Siamo stati fermi parecchio tempo con il Covid, per ovvie ragioni, ma adesso, ecco, per dirvi, questa è la scuola Marchetti di Chioggia, che abbiamo proprio visitato poco tempo fa, insomma. Ecco, per cui, fra le altre, vi dirò che tolto il Covid, adesso abbiamo una parecchie richieste e abbiamo fatto anche tutta una serie di pubblicazioni che partono ecco, una cosa che ho pensato quest'anno, ma me l'avevo già fatto, è di lasciare qualcosa non solo ai ragazzi ma anche alle scuole. Ci sono l'ambiente roccioso, pelagico, la prossima, sabbioso, pelagico sabbioso, cioè praticamente abbiamo dato la possibilità di lasciare nelle classi qualcosa di nostro, insomma, in modo che in definitiva in quattro poster, no, c'è la possibilità di vedere a 360 gradi qual è l'ambiente delle tribù, no? Poi andando avanti, ecco, per dirvi, regno sommerso, sono disegni con la possibilità anche di colorarli, fatti per i bambini più piccoli. Poi il DVD che consegniamo a tutti, il meraviglioso mondo sommerso è più per le elementari, per le scuole più grandi, diciamo, no? E anche questo, di giochini a modo di creare dell'interesse, ci sono le zone, cioè le specie che troviamo nelle tribune. Ecco, poi una cosa che abbiamo fatto per invece per i più grandini è il quaderno di biologia. Ci sono 150 specie, le abitudini, quando si riproducono, insomma, dà la possibilità di dare un minimo di cenni di biologia. Per ultimo, guida le tribune di Chioggia,
che in definitiva è una guida che va fatta in multilingua, che dà la possibilità di avere diciamo, gli siti di immersione, le coordinate, insomma tutto quello che può interessare lo subacqueo. Abbiamo fatto un'altra pubblicazione ancora che chiamiamo Tenio in tasca, che ha la possibilità di è un libretto in plastica, no? In PVC, che uno può portarsi in immersione, cioè la possibilità di vedere diciamo così, la specie già dal vivo praticamente, no? Ecco, queste sono praticamente quello che noi abbiamo pensato per la divulgazione. Niente, io direi che credo di avervi detto tutto, alla base insomma avete capito, bisogna assolutamente lavorare sui giovani, perché se creiamo una generazione che rispetti di più l'ambiente, io dico sempre, dal 1970 si è parlato di ecologia, prima non esisteva, io assolutamente, anzi mi ricordo che ero piccolino, pensavo allo squalo, beh copiamoli tutti perché lo squalo è pericoloso, invece nella catena alimentare è importantissimo, cioè avevamo idee distorte di quel poco che avevamo, no? Per cui se noi non insegniamo ai giovani di rispettare, veramente non ne andiamo fuori, insomma, ecco, per cui c'è il massimo appoggio. Ecco, ringrazio fra le altre, con la cosa piacevole, riusciamo in qualche modo a autofinanziarsi con il 5 per 1000, no? Abbiamo visto da un'indagine che a Chioggia siamo il secondo, cioè prima ci sono la protezione degli animali, secondo ci siamo noi come associazione, e questo mi fa piacere, vuol dire che in fondo quello che facciamo il popolo di Chioggia si chiama. Il messaggio è arrivato, grazie. Piero, che è una cosa molto bella. Facciamo un applauso. A...